tua cercatina bella, lucenti più di stella, sogni richiudo nire, so come a due sospiri. Io ho avuto la sensazione di non avere mai lasciato Antonio, io sono convinta che anche voi, anche per voi sia così, è vero? O no? E quindi è un momento che io vorrei, insieme a tutti gli amici che sono in platea e che vedrete qui sul palco fra poco, questa serata renderla sorridente, non triste, nonostante ci siano poi e ci saranno dei momenti di tristezza, di anche un po' struggenti, però io credo che lui sia qui con noi questa sera e non vi parlo di Antonio, che lo conoscevamo tutti, era una persona che nel momento in cui hai avuto la fortuna veramente di conoscerlo, di incontrarlo, ti entra nel cuore e non esce più. È una persona che, perché non dico artista, perché voglio parlare prima della persona, una persona che ti entrava nell'anima, per cui artista lo conosciamo tutti come grande artista, alcuni lo conoscono benissimo, non riesco a parlare al passato, come persona, e quindi così sarà un leitmotiv così per ricordarlo tutti insieme, quindi non sarò io a dire Antonio, Sorrentino, Scugnizzo, Scugnizzo elegante come era stato definito. E allora noi l'unica cosa che faremo, dividiamo Antonio artista in due settori, quindi l'attore e il cantante. Quindi cominciamo con Antonio Sorrentino attore, e devo dire cominciamo con un momento comunque triste anche questo, perché purtroppo lui è scomparso da pochissimo, parlo di Fabrizio Frizzi, a cui vorrei dedicare.
spizza spizza, fino a panna non scapizza, che stiamo un mare scognizza, come tanta piranizza, panna scinna spizza spizza, fino a panna non scapizza, che stiamo un mare scognizza. Cic, cic, cic. Fa tremare, la
una canzone suonata, ma poi non è scordato, fa pazzia. Se ho colore la gente, non contarsi più niente, sì. Se può, salta su una. Se può, su una pagina che vuol sentire una canzone nuova, sentuta una sera va via, tiene male in cunia, ma è una bella poesia. E se accanto tu non muore più, tarirà, 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 gente che vuol sentire e canzone nuova sentuta una sera va via senza malinconia, figlia della fantasia, e sta gioventù con mano questa ciamma pronuzza, Giulia rende un coppa all'acqua, mentre la domare sciacqua, quando in questa funna, sotto a proro verde chiaro, luciare nell'erbe scoglie, vino burbolanzo coglie, perché si sicura la pazza, mare turchino che fu il destino, un pescatore da Benedì, non c'è sta mare di più cristallina, più trasparente, limpida così, tutte tirate di zesta marina, se fanno sempre in terra margellina, io sciale miscia con ogni apparanza, tu si chiamato mare l'abbondanza. A tu che pisce tanta da piezza, mi sa stunata cara nindarezza, e può piacere se potete venire, corra una margellina per morire. Sponda luna, villa nova, a compare saglie gira e svargenta con una luce rarità, dove subito sembra vera ascensori illuminati, ogni tanto una vampana per la puderice via sopra, mare d'orecchino che tu è destino, innamorata da te per di l'amore mio mi passo a neghina, cosa è scenato per chiarita sì, tutti figlioli bella e stamarina, fanno a fa' un'altra margellina.
cugina è traditore, è troppo bella per stare qui. Io meglio vizio un sempre nomma casonnata
fantastici, Lello Giulino, Gianni Lamagna, Anna Spagnuolo, Patrizia Spinosi e Michele Bolè. Bolè, che però fa molto spagnolo lo stesso. Allora, Lello, noi faremo tutte battute molto veloci purtroppo, perché con loro ce ne sarebbe da raccontare cose, no? Voi siete stati gli ultimi a collaborare con la compagnia del maestro, grandissimo maestro Roberto De Simone, con Antonio Sorrentino. Beh sì, a me legava un'amicizia da ragazzi, da ragazzini, siamo non so, diversi 15-16 anni. Ma Antonio aveva sofferto molto perché con De Simone non è che avesse avuto inizialmente un buon rapporto, aveva utilizzato del materiale, Roberto non era contento, gli aveva bloccato le cose in televisione. E questa cosa Antonio se l'era portata appresa, era una cosa che l'aveva segnato profondamente. Il fatto che lui sia stato, come dire, rigenerato, riconvertito nel momento in cui è entrato in compagnia, erano gli anni 90, metà degli anni 90, 94 credo, quando ci siamo rincontrati, e Roberto l'ha chiamato, lui è stato molto contento. Infatti noi abbiamo lavorato per qualche anno insieme e lui era felice perché si sentiva finalmente accettato da Roberto. Oltretutto Roberto, in nostra presenza, aveva molta stima di Antonio, e del resto non poteva essere diversamente, perché noi stessi all'interno della compagnia ci battevamo perché lui la pensasse in questo modo. Grazie, grandissimo Roberto De Simone, grandissimo Antonio Sorrentino, e fantastici voi, grazie. Anche loro, tanti amici di Antonio, grazie. Ci sono molti amici qua stasera, o anche il mio amico Giacomo Rizzo. Giacomo, vieni. Allora, io vi chiedo una veloce testimonianza riguardo ad Antonio. Veloce mi dà fastidio perché dovrei dire due parole. Ma non perché sono prolisso, perché mi amo parlare, ma perché di Antonio posso raccontare tante cose. E voglio dire, intanto noi siamo felici di aver ascoltato quattro grandi artisti, che spesso capita che non si vanno a vedere gli artisti, poi ricordando un artista, perché Antonio lo era, ci accorgiamo di ascoltare delle cose meravigliose eseguite da grandissimi. Grazie per avermi invitato. Niente, Antonio, io dico brevemente e non brevemente, perché io l'ho conosciuto bambino quando è nato, perché la mamma era incinta, abitavamo a Via delle Zite, io non sono nato a Via Petrarca, anche se qualcuno dice: Rizzo, perché parla italiano? Perché sono italiano. È la meraviglia che ci fanno. A volte ho anche litigato con qualcuno che mi è venuto in faccia a dire: ma perché parla dall'aria? Ma perché chi parla italiano si dà l'aria? Evidentemente io sono pieno d'aria, allora già parlavo, sono finito che scoppio e quindi parlo italiano. Antonio è nato di fronte a casa mia, la mamma si chiamava Marittella, che così si diceva una volta, Maria, che poi non era una Marittella, era una vizia femmina. Io mi aspettavo, quando la chiamavano Marittella, che si presentasse una signora molto piccola, invece era bella, abbondante, e Cicillo era suo marito. Avevano tanti figli e poi nacque Antonio, e ci siamo visti da bambini. Io avevo 10 anni, la prima sorella di Antonio mi ha fatto tanta di quella cacca in braccio e anche la pipì, perché lei gli piaceva fare tutto quanto, dice, perché faceva solamente la cacca, no. Quindi mi abbondava di tutto, ed è qui stasera Lina, si chiama, la sorella più grande. E poi sono passati degli anni, ci siamo un po' persi, io sono andato via ad abitare a Roma, poi sono tornato e ci siamo incontrati ad Ischia, e ad Ischia abbiamo ripreso questo rapporto, ed io ho visto nascere come artista e come persona. Una persona veramente, non voglio dire cose che poi si dicono tanto per dire, una persona che mi è rimasta nel cuore, e addirittura praticandolo, perché siamo andati a ballare tutte le sere, perché io amo ballare e non ho smesso ancora, e quindi andavamo a ballare in questo night e ci vedevamo tutte le sere. Alla fine abbiamo dormito anche nello stesso letto, perché
io finì la vacanza con la mia casa, la villetta che presi in affitto, e lui mi ospitò in una stanza in famiglia dove si stava ancora meglio, tutti insieme appassionatamente, abbiamo dormito anche insieme, poi ci siamo praticati tanto, tanto, tanto. E poi un giorno l'ho incontrato in un posto che non mi aspettavo mai, in una gara di pizze, e lo vidi insieme a un altro che non mi piaceva. E questo è stato il mio ultimo incontro, poi ci siamo visti una volta da Tonino al Leon d'Oro e ce l'ho nel cuore. E Antonio non era uno scugnizzo, assolutamente, chissà perché tutti quelli che nasciamo a Napoli siamo scugnizzi. Io non ho mai giocato né i trattier né le figurelle, mia mamma diceva, ma tu quando esci perché non ti sporchi? Perché io non mi buttavo mai a terra, l'ho preso sempre con la pezza, come si dice. E no, non so perché, per me, io così sto bene. Dice, ma tu non ti senti attaccato? No, io quando sto in pigiama mi faccio schifo, perché non mi posso mettere la cravatta. Allora, Antonio non era uno scugnizzo, abitavamo a Forcella, io sono quasi nato, diceva la Iervolina, siamo nati insieme, non la so fare bene, c'è un amico che la fa meglio, e siamo nati fra Martone e da Corso Umberto, e sono nato a Forcella come lui, ma a Forcella vi posso garantire che non c'erano né malviventi, le gente bruttissima, c'erano sempre, c'era qualcuno che si atteggiava a guappo perché la sapeva più lunga, perché sapeva anche picchiare. Io non avrei mai potuto fare il guappo perché uno schiaffo è difficile che lo possa dare. E la mia amica Lucia Cassini, lo sa che qualche volta gliene volevo dare qualcuno. Ho sempre pensato, è meglio che non ce l'ho. Vabbè, io ho voluto farvi sorridere perché io ho condotto una serata di Aldo Giuffrè ricordandolo. Non ho fatto assolutamente ricordare Aldo in maniera triste. Noi dobbiamo pensare che la morte è comune per tutti. È vero che io alla mia età che tengo dicevo ma com'è bello essere vecchi, ma vecchia così però. Vecchio quando uno sa che non è vecchio. Come noi, lui si mette nella mischia perché è giusto che Bruno Lanza appena si lancia subito. Scusami, ci sto chiacchierando. No, sai che mi viene da ridere? Perché io sono convinta che Antonio sta ridendo pure lui. Ma noi siamo qua per far sorridere lui e noi che lo ricordiamo. La sorella mi ha fatto ancora più ridere di tutti perché mi ha guardato e mi ha detto, ma tu mi conosci? Allora la cosa mi ha offeso per un attimo, perché mi ha preso per un vecchio rincoglionetto. Io ho 79 anni, però per la verità io sto vivendo l'ottantesimo, perché è vero che lo compio a gennaio prossimo, però compire significa finire, io lo finisco a gennaio, non è che tengo 80 anni. L'ho già fatto l'ottantesimo, mi preparo l'81esimo, e cosa così, ma che tempo passa, come fa? E se uno non vuole diventare vecchio, si deve augurare di morire subito. Che felicità, sono morto a 50 anni, in un incidente, però non sono diventato vecchio. E che soddisfazione, io voglio stare fino alla fine. Io voglio vivere fino alla fine. E voglio vivere là sopra, io mi auguro sempre di morire un giorno, mi dispiace per quelli che poi saranno quella sera i miei spettatori, che passeranno una brutta serata, i muri per ricordarmi, perché è muro? Perché ne avevo 92 anni, quindi altri 12 me li vorrei fare, la ringrazio signora, veramente. Lei se può fare qualche cosa preghi per me, io vi saluto, è stato un piacere. Antonio Sorrentino, quando c'erano gli artisti, non si fu tutto virtuale. Questa per esempio è una cosa che non sapevate, è un detto che si dice si fu tutto virtuale. Sapete perché? Molti lo sentono dire, alcuni non lo sanno neanche, tu lo sai perché si dice si fu tutto virtuale? I Palermo. Allora, in un fiume che facevano cadere tutte le arance che portavano,
Poi mi hanno spiegato che è puntuale, perché forse le portava uno che si chiamava Alessandro e lo chiamavano Al, il puntuale. Camminavano queste arance, scendevano, in mezzo a queste arance c'erano tre pezzi di merda chiamati stronzi, che a volte succede anche negli esseri umani tra di noi, che ce ne sono, ma non ci stanno i portuali. Quindi scendevano queste arance praticamente e questo da sopra vedeva delle macchie marroncine. Ma chi si lo bascia? Quello marroncino di sposa, sembra tutto portuale. Questo era vero. Grazie, arrivederci. Giacomo Rizzo. Questo che si è stato chiamato in causa spesso da Giacomo. È una delle colleghe più buone, più sincere, per niente invidiosa, una meraviglia di persona, direi ancora altro. Quanto ti devo dare? Io voglio bene a Giacomo, che poi cosa dice questa cosa, ti voglio bene. Ieri t'ho vista, lo sai? Perché mi hanno richiesto delle cose antiche, vecchie. Aspetta una cosa. Allora, guardando, ho trovato tutte le puntate di Canale 10 con Maradona. Ma com'era bello, tu, Maradona. Mo' sei ancora bello, ma allora eravamo proprio ragazzini. Allora un bravo giocatore. Oh, bellissimo. Serena Albano, bellissima donna, buona. Allora, noi eravamo legati tutti a Antonio. Antonio è il mio fratellino. Io dico è ancora, perché io ho perso mio fratello 2 anni fa e lui era molto legato a Antonio. E era proprio il mio fratellino, mi faceva i dispetti, stava sempre con noi. L'ultimo spettacolo, loro hanno detto forse quello di Simone, ma qua c'è pure Antonella D'Agostino, è grandissima Antonella D'Agostino. Lei si ricorda, e mi ricordavo anch'io, che l'ultimo spettacolo che poi si è ammalato Antonio, lo stava facendo con Alfonso Guadagni, che era mio marito, e quindi praticamente fecero questo spettacolo, lui è stato male. Io sono stata con Antonio da quando ero piccolo, lui ha ricordato la Forcelli, abitava a Sant'Arcangelo a Baiano, da quelle parti, e mi vedevo con la famiglia, con la sorella, con tutti, eccetera. E col papà, io volevo molto bene al papà di Antonio, poi c'è i miei festi di piazza, dove c'erano i festi di piazza, con il matrimonio ne ho fatti pochi, però le feste, eccetera. E mi ricordo che è sempre stato discolo, anche se non era scondizio, perché lui era molto rigoroso e per bene. Per me, scusate, lo devo dire, ci sono tanti artisti stasera, Antonio era il più bravo di tutti. Antonio Sorrentino era straordinario. Quando andava in palcoscenico, come lo vedeva in palcoscenico, piccolino, basso, piccolo, piccolo, c'era la luce, si creava questa luce, questa forza in palcoscenico, come che era, una carica, un carisma, una cosa. Perché poi quando cantavo, quando muovevo il ombrello, io lo adoravo, lo amavo. Poi nella vita privata, io tutte le trasmissioni che ho fatto, tutti gli spettacoli che ho fatto, Antonio è sempre stato con me, fino a lui. Io sono vicino a lui, fino a quando se n'è andato. Io e Patrizia, la mia amica che stasera non è venuto, fino con Luciano Bruno, tutto il periodo bello, come ha detto Giacomo prima, quando c'erano gli artisti veri. Perché ora purtroppo, scusa, ci stanno ancora gli artisti veri, però sta pure, posso dire una parola? Come ha detto quella parola, ha detto Buffon, c'è la... Ci dicono cosa era un nezzo posto lo cuore, molti sono così purtroppo, ma non c'è bisogno di essere un juventino, eccetera. Allora, forza Napoli, grande Napoli, grande Napoli! L'ha fatta apposta, l'ha fatto per fare un regalo a Niola, che ieri è il suo compleanno, ieri, e anche a Antonio Sorrentino, questa cosa meravigliosa. Sì, bene. Che è successo? Che dopo c'è un impossibile, mi dice una cosa. E poi una cosa bella, invece che per dire una cosa, lui era anche dispettoso perché era un po' geloso di me, ma come donna, ma non artisticamente, come sorella, mi doveva fare rispetto. Allora vi racconto questa piccola cosa, perché mi ricordando ancora, io ero in mi stavo lasciando con Alfonso Guadagni, ma non ti stavo lasciando, dopo una vita insieme che mi ha cresciuto, e poi quindi dice, no, nemmeno. Non andavamo tanto d'accordo e io non tenevo coraggio. Indovina
No, non tenevo il coraggio di andarmene, proprio credo. No, io non ne ho curato. Perché quando stai troppo insieme con una persona, stai bene. Che fa Antonio? Arriva a Roma, a casa sua, tenevo lo spettacolo, quel disgraziatello mi prende il microfono, lo sai sto fatto, mi prende l'inizio dei cellulari, mi prende, dice, io ci vado, ma io Alfonso che ha già lo spettacolo, con la veloce, e accende lascia acceso il cellulare. E praticamente mi comincia a fare, ma come stai con qualcosa? E dice, beh, sono le cose, secondo me uno è meglio che prendi una pausa. Insomma, Alfonso sentì tutto dall'altra parte. Poi disse lui, mo non a Napoli, perché non è che non ti darà la porta. Io non so, mi ricordo, questo l'ho raccontato anche alla Feltrinelli con Federico Vagalebri, che sono fatto, vero. Comunque viva Antonio, perché poi gli artisti se ne vanno, vedi? Hai visto quanti artisti stanno niente? Quanti ragazzi? Quanti? Allora, io come Giacomo spero di restare di più perché tengo da fare, c'ho una nipotina che mo è tale qual a me, Giacomo, mia figlia ha fatto una bimba, c'è un maschietto e una femmina, c'ha 2 anni, canta e fa pure lei la cartavella, è tale qual a me, allora io voglio aspettare un attimo. No, balla con gente già fa, come se non balla con gente le francese. Però al di là di questo ci voglio stare ancora, questo teatro meraviglioso, bellissimo, per me emoziona. Però al di là che ci voglio stare, voglio dire, cerchiamo di volerci bene, di essere amici, di aiutarci, specialmente noi artisti, vogliamoci bene, che è la prima cosa. Ok, grazie. Ciao Castino. Io continuerei. Questo era un applauso sul quale contavo molto, ma devo dire una cosa, che insomma sono stati fregati, perché lo stesso Allegri, che non ha proprio niente da essere allegro, voglio dire, Allegri che è partito, facciamo una partita dove facciamo pari, tanto noi che ce ne abbiamo, poi abbiamo 2 punti, lui li avrà qua perché è andata male, perché non si aspettava che un culi va lì e da lì ha colpito lì. Voglio dire, è stata una soddisfazione, io che non sono del tifoso, non sapete quanto poi non possa essere stato tifoso ieri sera, che avendo dimenticato le chiavi dietro la porta, arrivatemi a casa, non potevo entrare. Per fare Napoli da casa mia, Rione Alto, fino alla piazza Carlo III, ci ho impiegato 5 ore andate e ritorno. Dicevo a me stessa, perché ha segnato questo? Nella macchina, perché non si arrivava più. Io dico, vogliamo festeggiamo decentemente. Perché dobbiamo occupare le strade, le macchine, i capiti scendono, parlano fra di voi. E tu con la macchina dietro così, e lui dice, vabbè, devo compromettere, io mi sono compromettere. Appena esco, questi mi azzannano. Che sono tutti animali feroci, parlavano fra di loro, era lì, guarda ce lo faccio, e poi dicevo a me stesso, ma quello sono napoletano, chissà, dicevo veramente, perché questi si divertivano, si potevano esprimere la loro gioia, perché dovete andare a quel posto a me? Voglio dire, fate una gioia fra di voi, guardiamoci a casa, ci fa una festa. Perché bloccare una piazza Carlo III? Che tutti quanti che stavamo in macchina dovevamo stare così. A che ora arriviamo? Me lo puoi chiedere a uno di questi? Poi mi sono permesso di aprire questo portello. A che ora avete intenzione di smettere? Mi stai dicendo? No, niente. Buonasera. E buonasera per la seconda volta. È vero che mi chiama la sonna, sta l'acqua sta più triste davanti a te. Che frida buona sera, che amore, costare ne va a mancare.
perché mia mamma consigliere dopo 40-45, non mi ricordo manco più gli anni che si canta, c'è un'emozione tremenda, proprio possente, importante, e poi veramente per lui c'è stata questa amicizia straordinaria, bellissima. Da piccoli, per tanti, da ragazzini, insomma, da ragazzini. Insomma, quando abbiamo iniziato abbiamo fatto quasi lo stesso periodo, ma poi con Antonio c'era parte di tutto, un'amicizia al di là di quella che era la musica, giornate intere sullo scoglio a Mergellina, al Faro, al mare, insieme a casa un nostro vecchio amico, non so se Raffaella si ricorda, Bruno Tarallo, fuori gruppo, mamma mia, su quel terrazzo l'hanno fatto scampagnate e cantate la sera e tante cose, poi tantissime serate abbiamo fatto insieme, veramente veramente tante, quando c'erano delle belle manifestazioni importanti come ci sono anche oggi, con la passione, con la gioia. Mario Maglione, grazie a tutti, grazie, grazie. Parola grossa. Me lo sai, ma credo che non solo per me. Anche perché porta male, quando chiamano il poeta vuol dire sta con morì. A proposito di sta con morì, una cosa che mi premeva dopo, facevo una riflessione tra me e me, a proposito di Antonio. Io, che molte volte noi siamo sempre patinati, gentili, cerchiamo di evitare, come si dice, no? Perché vuole così la prassi, il comportamento, diciamo, elegante di un artista. Io sono veramente poco elegante e mi veniva in mente di dire ad alcuni giornalisti nostrani, alcuni della stampa, di farsi assumere al Corriere della Sera, alla Repubblica, perché è incredibile che quando tu hai bisogno di loro, sei sull'onda del lancio e vai da loro, devi buttare il sangue per avere tre righe, tranne a morire. Quando muori diventi Antonio Sorrentino, di me scrivono pagine. Allora, è meglio fare a meno di questo tipo di stampa, gli ipocriti che si rifiutano di conoscere il valore quando è il momento di riconoscerlo, e te lo riconoscono solo quando non ci sei più. Questo accade sempre, non solo con Antonio, ma è accaduto anche con tanti. Io vi farei leggere gli ultimi articoli che la stampa nazionale ha scritto su Pino Daniele, poi li confrontiamo su dopo Pino Daniele, c'è da scandalizzarsi. Non si può diventare Dio un attimo prima, che un attimo dopo che sei morto, un attimo prima non ti ricevevano nemmeno per parlare con te. Quindi questa è una cosa scandalosa che dovrebbe finire. E allora se lo dico, Bruno, io chiamato in causa. I veri artisti, come dicevamo, qualcuno già l'ha detto, noi ce la dividiamo in due, quelli che fanno onestamente il lavoro degli artisti e quelli che invece non fanno il lavoro degli artisti, ma sono artisti, perché il grande artista non si vede quando sale sul palco, si vede quando scende. Allora Bruno, io direi che questa la farei raccogliere a Lino Zaccaria. Lino, dobbiamo parlare dei giornalisti, qua c'è un signor giornalista serio. Tra l'altro Lino ci ha dato anche una grande mano per questa serata. È dura rispondere alle contestazioni, perché sono delle contestazioni che oggettive, sulle quali noi rappresentanti dell'informazione scondiamo le nostre indubitabili colpe. Però voglio anche aggiungere, ma brevemente, perché questo non è l'argomento della serata, che molto spesso noi siamo vittime della notizia, nel senso che se il cane morde l'uomo non è notizia, se l'uomo morde il cane è notizia. E quindi questo piccolo passaggio trasportato in tutti i settori, lo spettacolo, nella politica, negli esteri, nell'economia e via dicendo, porta poi a questi scompensi dell'informazione che tu hai appena... Antonio Sorrentino anche prima, non dopo. E dopo è facile parlare perché, però prima era Antonio Sorrentino, perché non vi accorgete? Perché nelle redazioni non mettete dei competenti invece dei raccomandati?
Sono dovere conoscere. Io fui chiamato per fare una serata a Napoli e c'era un dottore, perché non ti manevo questo, tanti all'altro è stato buono stesso. Quando è il momento me ne posso scappare, sono un po' intrappolato. Volevo dire, io una volta fui chiamato, e io non sono mai stato raccomandato per mia fortuna, ho fatto la mia carriera, adesso sono arrivato a 72 anni di carriera. Sì, ero troppo piccolo quando cominciai, non me ne accorse neanche io. Beh, quindi quando mi presentai a questo onorevole, che onorevole era in quel momento lui, non so perché, però era onorevole, e allora quando sono entrato, perché un amico dice, ma vai da lui, quello è adesso assessore al turismo e allo spettacolo, sicuramente farai qualche cosa. Sono andato, sono presentato un giorno, lei chi è a me? E lei? Mi dice, come lei entra nella mia stanza e non sa chi sono? No, se lei non mi conosce, perché mi vorrei conoscerla? Io la conosco perché lei è stato messo come assessore. Cioè, cosa fa lui a me? Io non stavo dicendo qualche cosa che forse non era giusto. Lui dice, fai il pittore? Io dici sì, però ho finito il salone, adesso sono in Italia, perché devo dire che è venuto uno schifo, perché ho fatto un colore e questo mi guardava e dice, ma lei mi sta prendendo e lei mi sta dicendo che io sono un pittore, io sono napoletano, un vero pittore, e che gli è capita la cazzo. Va bene, ma che io lo devo fare, che cosa sono? No, ma lo volevo sapere. Quell'usciere che stava là, dice, ma non sapete Giacomo Rizzi? Non ha detto perché è stata saltata loro, però si è capito. Quindi io l'ho lasciato e me ne sono andato. Una sera lo incontro che mi doveva premiare a una manifestazione. Proprio lui. Era in prima fila. Cioè adesso Rizzo le consegnerà il premio. Il dottor, non dico il nome veramente perché è troppo conosciuto, il dottore Tardi Tali, lui dice, e perché mi dovete premiare? Lui stava salendo, prego, perché mi dovete premiare? Perché la premia un personaggio molto particolare, molto noto. Lui, e che fa? Povitore. Lui diventò rosso, credimi, diventò rosso. Io dissi, posso dire una mia? Non lo voglio da lui, mi dispiace. Voglio essere premiato. Grazie. Ci allunghiamo dopo, vi disegno. Grazie. Lino, siamo usciti fuori tempo, insomma, parliamo di Antonio. Sì, parlerò brevemente perché sono abituato a fare la sintesi, quindi farò la sintesi anche in questa circostanza. Due piccole osservazioni. La prima, questo evento nasce da una telefonata che io ho ricevuto per gli auguri di Natale da Claudio Niola, che mi preannunziò in quel momento che nel 2018 sarebbe occorso il 20 anni dalla morte di Antonio Sorrentino. In quel momento, quando lui disse, perché ricordati che nel 2018 sono 20 anni dalla morte di Antonio Sorrentino, io rimasi sconcertato, perché quando ho riflettuto sul fatto che quando uno vuole bene a una persona, quando una persona ti è cara, perché ti è amico, ti è leale, hai rapporto, ha un sentimento, non ti accorgi che sono passati gli anni. Il decorso del tempo è inversamente proporzionale al sentimento. E io, se qualcuno mi avesse interpellato in quel momento, avrei pensato che Antonio era morto da 10 anni. Invece sono trascorsi 20 anni, accade sempre quando vuoi bene a una persona. Questo. E la seconda osservazione è l'impianto per quella che poteva essere la carriera di Antonio, perché Antonio aveva già raggiunto alti livelli, era un artista eclettico, poliedrico, e la musica popolare, quella colta alla quale lui si stava orientando in maniera più sistematica, aveva già fatto passi da gigante con Roberto De Simone, con il Bennato e tutto il resto. Però immaginate per un attimo a pensare cosa sarebbe stato Antonio in questi 20 anni con la cultura, la canzone
e tutto quello che ha circondato Napoli in questo ventennio, se Antonio potesse essere stato un protagonista di questi anni. E questo è un rimpianto sul quale io ho riflettuto. Grazie. Scusatemi, buonasera a tutti. Un fratello d'oro, un fratello che tutti avrebbero voluto avere. E, ma era, si preoccupava di tutto, di tutti. E niente, io sono emozionata, non mi dite niente perché non riesco neanche a parlare. Vi vorrei abbracciare tutti quanti perché siete venuti qua stasera sotto mio invito, e di Claudio Niola, che ringrazio tanto, il mio fratello, che mi sta sempre vicino. E ringrazio i miei amici René Bonante, Lucia Cassini, Lino Zaccaria, i miei nipoti, i miei figli che adoro, Bruno Lanza, Rodolfo Fiorillo, insomma tutti quanti, non vorrei dimenticare Maria Pia Lombardo, che io amo, Claudio Romanelli, insomma tutti qua. E niente, Antonio era una persona eccezionale. Io me lo sono cresciuto quando è nato lui, avevo 12 anni. Per cui mi ricordo che lo mettevo nel diretto, perché non capivo. Lo mettevo in due dirette, facevo e dormivo, perché era un zista assai. Per chi pensa, una volta Amalfi si fece tutte le scale a salire e a scendere 100 volte. Mio padre si ferma così, disse mamma, disse, Cicci, ma chi stai aspettando? Antonio, il riguardo si stanca. Ecco qua, vi ho detto Antonio chi era. Tra l'altro, Antonio, devo dire che vi somigliate tantissimo, veramente tanto. Grazie Raffaella, lo so che è stato difficile per te, perché l'emozione sicuramente è stata grande, però. Ma speriamo che queste serate si rinnovino sempre di più, che verranno ancora le altre più belle. E speriamo, speriamo. Qua viviamo di speranza, e ne parliamo, viviamo di speranza. Va bene? Ok. Buonanotte a tutti, perché spero che vi sia piaciuto, non lo so. Dobbiamo continuare. Raffaella, grazie. Rodolfo, vieni qua. Rodolfo Fiorillo, che conoscete tutti. Rodolfo, tu con Antonio hai avuto un rapporto proprio speciale, artistico e anche di amicizia. Indimenticabile artista. Antonio... Io qualche volta scrivo canzoni, qualche volta. Ho fatto qualche Sanremo e in un anno particolare ho scritto una canzone per Ornella Vanoni, Sole. Però poi Antonio me la cantava e quella è stata l'emozione, la porto ancora nel cuore, vedi, sto tremando perché Antonio è stato veramente nel mio cuore. Spero che l'arte di Antonio prosegua per tutti quanti noi, perché qui la cultura non si trasmette più, non si trasmette più. Non dico più niente perché... Diamo un contributo, vero? Abbiamo un contributo che... ecco qua, qua gira, gira. Sulle frunati rosse, non cerchi tanta cosa, ma chi quella guagliosa, si è ricca ma passiosa, ma è tutta simpatia, ma è tutta vita mia. Scomparso pochi mesi fa, purtroppo stasera è così, però lo diciamo come abbiamo detto dall'inizio, ricordando persone che hanno lasciato un segno, persone di spessore. Parlo di Rino Giglio.
ammazzato perché Rino Giglio, diciamo, io mi porto io questa colpa perché ha iniziato con me. Ha fatto un disco, io avevo 17 anni con la RCA, ha scritto un pezzo, si chiamava Tu ruberai, cosa abbiamo, era proprio quando ha scritto, cioè, Film di mare a Sanremo, Perlina Sastri, e insomma un po' di cose abbiamo scritto. Non mi fa parlare di energia. Avete collaborato molto con Rino, con Antonio, quindi siete stati veramente. E io, Rino, a cui volevo molto bene, è scomparso poi a Natale scorso, proporrei un applauso. Mi ha ricordato una cosa, perché questa era una cosa simpatica, sempre da ridere, però non è che quando cantava facevo ridere, ma insomma, nel senso che all'epoca di quando si faceva il night, noi facevamo lo snack pit, il cactus insieme a Peppino Gagliardi, che spesso qualche volta non se ne ricorda, e no, qualche volta, perché io lo chiamo, gli mando i saluti su Facebook. Ma vabbè, non si ricorda, vabbè, come succede. E mi ricordo che quando io volevo far parte dei... Lui mi ha detto, ma tu hai fatto i Crispi? Sì, era un complesso che suonavamo a... insomma, no, io ho scritto, è nel libro che ho scritto, e quando papà vuole racconto della mia carriera, io a 17 anni morì mia madre, non volli più far ridere, e quindi andai in una... fare una serata, rimasi talmente male che dovevo comunque far ridere, non ci riuscivo, e quindi mi ricordo di una brutta serata, e quindi decisi di fare il cantante, tanto sapevo pure cantare, ma non sapevo suonare, e allora i locali, quando volevano i cantanti, quando volevano i complessi, volevano gli strumenti, e dice che fa? Canta, e come fa? No, io niente, però... E non sono niente, sì, a casa, campanelle, cose, tutto quello che mi capita sotto mano. Non facevo spiritoso, non sono, però sono il basso, non era vero. Però pensavo che non ce ne fosse bisogno. No, no, io voglio quattro strumenti. Domani sera sono il basso. Presi quelli armati, quelli così grossi, che poi si ruppe pure, lo dovetti pagare. Che era in affitto, non ce l'avevo in dotazione perché non sapevo di fare il cantante improvvisamente, e andai a suonare il basso. Chiaramente, non sapendo suonare, questo dito diventò una bolla proprio da qui a qui, perché dum. Meno male che questo idiota non sapeva suonare e non capiva niente di musica, il proprietario, e si era messo davanti a me, e io che suonavo e cantavo 100 pezzi a sera, perché in quell'occasione il cantante, tu lo sai, era lo strumento conduttore. E ora fai i pezzi di Paoli, di Ramanoni, i pezzi di Mina, i pezzi che tutti di Dorelli, e c'era tutto, e non è che c'era come si fa già adesso il karaoke, cantavo solo io. E quindi questo davanti a me, e io, boom. Meno male che non lo so perché, o lui non capiva niente, lui era convinto che io suonassi. E si convince, e così diventai bassista. Ivo diceva, già ci sono io come basso, perché ha già buttato un basso. E quindi, e in quell'occasione, lui me l'ha ricordato stasera, ma tu facevi parte dei Crispi? Sì. E suonavi e cantavi? Sì. Quanti anni fa? Molti anni fa. No, suonavo poco. No, la dobbiamo fare un'altra serata, è qui. Perché? No. Io non è che io mi prendo la confidenza. No, perché sono tanti gli aneddoti, tanti ricordi, tanti. Ma anche con Antonio sono successe tante cose che ha raccontarle a Ischia. Noi eravamo diventati una cosa insopportabile. Ti ricordi? Tutte le sere ci rivedevamo al night, dove io cantavo pure, perché ma io cantavo con me. Io da questo mondo, da parecchio tempo, quando vado in un posto e mi vogliono far cantare, io canto di spalle.
Ma perché non ritenendomi un cantante e non mi voglio esibire come tale, è quello canto per me. Dice, perché Rizzo? Perché a me piace cantare per me. A me se devo cantare il karaoke insieme agli altri, non mi piace. Perché è un casino diviso. Uno canta, ma io una sera ho dovuto cantare tutta tonalità. Il karaoke fatto da un signore era sempre in do. E allora c'erano delle canzoni che io sono andato a casa e ho detto, buonasera. Perché cantavamo insieme agli altri, non te ne accorgi, canti e perdi la voce. Ed era un'epoca diversa. No, e lui mi ha detto, io lo sto dicendo, che lui simpaticamente mi guardava e mi ha detto, ma tu hai fatto dei crispi? E io dicevo, ma tu come lo sai? Io pensavo che si trattasse di una minestra particolare, che fatto dei crispi. Sì, ha fatto, però non l'ho colato bene. Invece è brutto. Voi mi dovete perdonare, ma io questa sera mi sento talmente felice di partecipare a una serata. E quando mi disse, Antonè, mi ha chiamato il maestro De Simone, e beh, ha fatto bene, era ovvio, era tempo che ti chiamasse. E dissi, mi raccomando Antonio, fatti rispettare perché sei bravo. Disse, ma io faccio lezione di teatro con il maestro De Simone, con un'umiltà incredibile. Io l'ho sempre amato. Non ho tanto da dire, dico soltanto che ci conosciamo da una vita e per me è sempre presente. Ho una bellissima fotografia sul mio pianoforte e ogni tanto ti canto, aiutami quando faccio un concerto. Grazie, grazie Antonio, grazie. Gianni, vorrei salutare un attimo Gianni Minuti. Gianni Minuti, vieni qua. Vieni Gianni, e poi andiamo avanti. No, io volevo fare una premessa. Buonasera. Sono settentrionale, ma non sono juventino. Ti è salvata. Cioè, non è che vorrei, per l'amore del cielo, approfittare di questo. Però, collegandomi con il fratello della signora, a Napoli io ho vissuto per 25 anni e a Napoli mi chiamavano o milanese. Sono tornato a Milano da 10 anni perché diciamo, ho una storia pregressa musicale, ho un gruppo che si chiama Santa Cruz, a Milano mi chiamano o napoletano. Ho cominciato ad avere dei grandi problemi di stabilità, però io vorrei ricordare una cosa, che quando mi chiamavano o milanese qua a Napoli e soprattutto Antonio, io per un po' di anni ho avuto il piacere di intrattenere il popolo napoletano con dei programmi televisivi su una nota emittente campana. Si dice così, eh? Poi sembra che parlo bene, oltretutto, Canale 21. E Antonio spesso veniva ospite, e una volta parlando, dice: ah, ma sai tu, malissimo, quando vuoi canzone? Dico: guarda, io scrivo una canzone in napoletana, proprio come se fosse stata scritta nell'Ottocento, perché mi attraeva, mi piaceva questa musica, anche perché noi a Milano ho tolto la mia bella Madonnina, non è che. E mi rivolsi a uno dei vecchi che credo che il maestro Lanza si ricordi, Peppino Russo. E scrivemmo una canzone per Antonio. Io mi sono permesso impropriamente, impuramente, di mettere le mani sul pianoforte e scrivere questa canzone. È una canzone che a me è rimasta nel cuore. Spesso a Milano racconto di questa cosa e vi devo dire che molti milanesi apprezzano questo grande, grande dono che è la cultura napoletana. Grazie, noi abbiamo adesso due contributi, vi presento tutti e due, poi vanno, Antonio Sasso che è direttore dello storico quotidiano Il Roma, direttore editoriale oggi, e di Federico Vaccalepre, capo servizi della pagina Spettacoli per il Mattino. Vediamo. Passo di Antonio Sorrentino, ma il ricordo resta indelebile. Antonio era un grande artista, un grande uomo dal cuore d'oro, un grande cantante, e io lo ricordo con grande affetto perché l'ho conosciuto soprattutto quando con Mario Savino organizzavamo a Canale 21 tutto il calcio battuto per battuto, e lui era ospite fisso, bastava chiamarlo ed era sempre disponibile. E Antonio Sorrentino certamente resterà nella storia della canzone napoletana perché era veramente un grande come Pino Daniele. Non mi fate la chiesa,
anche perché ne avremmo già parlato in tanti e perché se siete lì lo conoscete bene, ma vi racconterò di quanto sia importante essere lì a ricordare Antonio e la sua arte e di quanto sia importante questa strana città che spesso non sa valutare un tempo i suoi artisti, ma poi come lacrime di coccodrillo l'inonda d'affetto. E pur sempre qualcosa, in Italia non succede neanche questo. Di Antonio ci siamo accorti quanto manchi il suo contributo all'arte popolare, al teatro, alla canzone, quanto sia ancora presente con un ghigno, una canzone, un pensiero. Diciamo, chiamiamola una piccola poesia che... Tu sei un autore, no? Sì, un autore giovane all'epoca che scrissi questa cosa quando frequentavo Antonio, lo seguivo nei concerti, cercavo di carpire e di capire qualcosa, insomma. Quindi hai scritto questo per Antonio? Scrissi questa cosa che diede a lui, che lui di tanto in tanto recitava durante i concerti. La leggiamo? Ci provo, scusatemi. Vedrai che con un applauso ti viene la carica giusta. Grazie. Allora si chiama Dialogo con la coscienza. Mezza gente, sono cresciuto in mezza gente che non è mai contenta. Perché campa che speranza e poi muore a botte uttannanza. Sì, ovvero che questo non è fantasia, perché nata in mezza via non campa l'illusione, beh. Sono contento solo quando mi saluto tutto Rione. Ui, e mo che fai? Stai che renna nata volta l'indi fosse che sta via. Fammi presto, susta. Non ti fai chiappare la paura. Fa un zoom e esce fuori. Pensa solamente amore. Mezza gente, una vita intera passata mezza gente. Saliendo e scendendo, morendo in campana. Abbracciando la vita con una funanganna. Parendo a sti momenti, quando tocco un funere, la coscienza, chiudo lui che mi abbandona. Goppa in note una canzone. Musica dunque pensa a queste parole, tu mi dai la vita e io non ti abbandoni, allora va, torna in mezzo a gente, a dove scordare i dormienti, io sua coscienza dica la verità, campa così, che non ti puoi sbagliare. Bella, come ricordiare, bellissimo, grazie. Angelo, vieni qua accanto a me per favore, Angelo Di Gennaro. Verso il nostro finale. Allora sì, allora è così imbarazzante, guarda, parlare e ricordare, io lo ricordo solo come amico, al di là dell'artista che l'abbiamo visto, lo continuiamo a vederlo, l'amico tenero, non creatura, quegli occhi sempre spaventati dalla paura di non essere capito, voluto bene. Lui aveva quell'espressione negli occhi che spesso noi corriamo e non guardiamo mai negli occhi dei nostri amici. Se noi imparassimo a guardare prima di ascoltare gli occhi, noi scopriamo quanto desiderio c'è di amore, quanto desiderio di carezze, di comprensione, quanta solitudine. Ecco, tutto questo io lo vedevo negli occhi di Antonio. Antonio era un eterno bambino che aveva sempre paura di restare da solo. Questo non so cosa dire, poi come si dice, in una serata così bella pensare e essere giudici di niente e di nessuno, che ricordarlo con amore, pensare che lui venga ricordato perché adesso è morto, non è vero. Antonio è stato sempre ricordato, anche dalla stampa. Non usiamo un sentimento così profondo come stasera, come un fatto personale. Amiamo le persone e rispettiamole. Grazie. Salve. Salve Monetti. Vieni qua con vicino a me. Salvi ha avuto un ruolo importante nella vita di Antonio e lui nella tua, così come quella di tuo padre, Eddie, no?
loro imprenditori, ma con la grandissima passione per la musica e per la parola della musica. Beh, a casa mia si parlava di modo di musica. Mio padre è stato un ottimo autore, ha fatto parecchi festival di Napoli. A casa mia c'era quasi tutti i giorni il maestro Gianni Terrano, che è qui in sala con noi, alla sala dietro. E quindi tutto ciò ha fatto nascere anche in me la canzone, la passione per la musica, per lo scrivere. Quindi da quando ho 16 anni che scrivo canzoni, qualcuna è uscita fuori, qualcuna ha avuto successo, qualcuna in un cassetto. E una sera incontrai Antonio a casa di amici, fine anni 80. Io ero al pianoforte, lui era invitato. E così cominciamo a conoscerci. Qualche giorno dopo andiamo a mare insieme, lui venne in barca con me, aveva un gozzo, con la sciarpa al collo. Santo, ma che fai con la sciarpa al collo? No, la mia voce devo difendermi. E ci aveva ragione, aveva una grande voce, una voce che spaccava. E così, piano piano diventammo amici, gli cominciai a far ascoltare dei miei pezzi. Lui ne scelse due, si innamorò di due canzoni mie, le vuole provinare. E in casa facevamo questi due provini. La prima l'abbiamo ascoltata a inizio serata, io canto ancora. La seconda, che ascolteremo un po' più avanti, purtroppo è un provino un po' rovinato. Purtroppo e per fortuna, perché abbiamo avuto la fortuna di mettere, siamo riusciti a mettere in quei passaggi dove la voce di Antonio non era bella ascoltabile, è intervenuta una grande artista, Monica Sarnelli, con la sua voce. Abbiamo chiusa e tra un po' l'ascolteremo. Questa canzone è un testo di mio padre, di Eddie, la musica è mia e spero vi piaccia. Si chiama Che Bufa. Sì. Io vorrei approfittare per un attimo insieme a te per ringraziare coloro che hanno lavorato anche sugli spezzoni, perché chiaramente sono tutti pezzi di repertorio, quindi molto rovinati, quindi voi ci perdonerete, no? Ma il grande lavoro che è stato fatto, poi dopo vi dico anche da chi, perché si potesse vedere Antonio nelle sue varie sfaccettature. Allora io ti posso chiedere di lanciare tu, Monica? E adesso Monica Sarnelli e Antonio Sorrentino, Che vuoi fa? Grazie Antonio! Ciao Monica! Buonasera!
grazie, che emozione cantare con la voce di Antonio Sorrentino, davvero. Io non l'ho conosciuto bene, però ovviamente lo conoscevo perché lo vedevo in televisione, lo incontravo. Però, insomma, voglio dire, stasera l'avete ricordato così bene, io ero lì dietro e ho guardato tutti i filmati, mi sono ricordata tutto delle sue performance. Devo dire che è un artista che mi piace tanto perché è un istintivo, quindi peccato non averlo conosciuto, ma grazie a te Claudio, grazie a chi ha voluto questa serata, io stasera ho conosciuto meglio Antonio Sorrentino. Grazie. Grazie a tutti. E questo è il nostro obiettivo, ma perché giustamente chi sta qua conosceva bene Antonio, quindi io ti ringrazio che ti sei messo a servizio, perché chi vive di musica sa quanto è difficile cantare in tonalità diverse, e lei veramente ha fatto un sacrificio. E vabbè, ringraziamo anche Salvi che ci ha dato la possibilità di dare anche il titolo. Io quando ho iniziato questa esperienza, sto parlando, normalmente non lo faccio in pubblico, vero? Anch'io, no, perché sono sempre stato nelle pinte. Io sono convinto ci sia stata una regia occulta, ne parlavo con Lino Zaccaria in questi giorni, perché il titolo ce l'ha dato lui, ma io canto ancora, che è la canzone che ha inciso come Provinaccio 30 anni fa. E poi tutte le persone che sono qui stasera si sono rincontrate quasi per magia. Stamattina Lucia Cassini, ma non è che mi ero dimenticato Lucia, che tu sei il mio cuore, però... E perché c'era Marzullo, perché Marzullo, cioè siamo tutti legati, e sì, la Gazzulli, cioè siamo tutti veri amici di Antonio, quindi ci siamo trovati qua insieme. Prima nell'intervista, anzi colgo l'occasione per ringraziare Canale 21 e Radio Amore che sono stati media partner di questa iniziativa, e da domani inizierà qualcosa di diverso. Io vorrei che questo manipolo di amici partisse una piccola crociata. Ricordiamoci di questi artisti. Antonio è il primo. Io spero che ci siano tanti artisti che in serate come queste vengono ricordati grazie al contributo dei mass media, ma degli amici come voi. Addirittura io lancio la proposta, poi la rifaremo, abbiamo parlato anche con Lino, con Arnaldo Delle Aie. Io voglio dire un applauso. Ecco, Arnaldo Delle Aie. Arnaldo. Non riusciamo a vedere un faro, una lampadina, una pila, un fiammifero. È lì, Arnaldo, grazie. Arnaldo che è stato... Mio maestro. Il nostro maestro, io lo dico sempre, il nostro maestro. Colpa tua, Arnaldo. Dicevo, sarebbe bello che gli imprenditori privati adottassero un personaggio pubblico, parlo un personaggio dell'arte, un po' come si faceva con... Come si fa con i monumenti. Sì, immagina... Caffè Borbone, senza fare pubblicità, adotta Luisa Conte, visto che siamo qua in questo, anzi dopo dobbiamo fare un sacco di ringraziamenti, sì. Sarebbe una cosa bella, ti piace? Io già mi metto in adozione. Quindi cerchiamo di fare un'iniziativa di un paio, no, lo so, ci mettiamo a lavorare alla cremente da domani. Allora Massimiliano Giuliani per il montaggio video. Massimiliano Giuliani, grazie per il... Grazie Massimiliano. Andrea Noto, amico di Antonio, è stato un po' il nostro pungolo buono, ci ha dato una mano a ricordarci tante cose. Ci siamo dimenticati di alcuni amici di Antonio, ma che non sono stati presenti qua stasera, come Giovanni D'Angelo, il suo chitarrista storico, Antonio Murro, Sasa Iovine, cioè, sono tante persone, Sasa della Versano, tutte le persone ci sono state un po' vicino a Antonio. E poi volevo concludere con una curiosità. Sapete che nell'Interland c'è un teatro intitolato ad Antonio Sorrentino, Acquariano. Quindi ci vorrebbero tanti teatri un po' sparsi per tutta la Campania, per tanti artisti che abbiamo avuto. Io non dico nient'altro. Io ringrazio tutti, perché questa stasera è stato un insieme di amore, di affetto, di musica, di arte. Un ringraziamento anche a Lara Sansone e Sasa Banorio per averci concesso il mitico teatro di San Mazzaro, e grazie a voi tutti. Noi salutiamo Antonio e ci rivedremo presto. Io ringrazio Claudio Mignola e la Music Sud.
sua Music Studio. Grazie Claudio. Siamo tornati alla vecchia no, banda. No, dobbiamo fare la vecchia banda. Facciamo la chiusura come si deve, sì, allora. Solo tu la puoi fare. Vabbè. Dai, che no, sei pronto, diciamo, ci siamo posti un problema. No. Dico, ci siamo posti un problema, giustamente. Chiudere la serata non poteva finire che con un pensiero che abbiamo avuto tutti quanti noi qui stasera, ma soprattutto quel pensiero che ci canta il nostro Antonio. Un meraviglioso brano di Rino Giglio e Sicchio. Un capolavoro, supererai il tempo. Le canzoni belle non hanno spazio, non hanno tempo. E concludo con quello che dicevo prima. Che vuoi dire? Sto arrivando. Volevo appunto ringraziare Serena, che è stata un'ottima padrona di casa, anche perché, sapete, queste serate vengono organizzate con tanto cuore e anche non proprio sempre perfette. Quindi Serena è stata bravissima a accogliere tutti i dati. Grazie a te, ad Arnaldo, io ho conosciuto Antonio, quindi siamo stati insieme con i suoi spettacoli, quindi io sono felice di essere qui. Grazie per avermi voluto. Ok, allora, alla prossima. Tanto, alla prossima festa di Antonio. Un pensiero! Sto cercatina bella, lucente più di stella, sono richiudo nere, so come a due sospira, ogni sospira goce, ma te non fuoco doce, è come tra non mi dà più a ricerca. Ti vengo a scurgare, vuoi che garrazzo nasce, senza parlare, come sacci sono i regni spontanei.